14 decembre 1563 fu morta la principessa signora donna Laura La Grua, seppelliosi nella chiesa madre. E odem die fu morto Ludovico Bernagalli. Questo l'atto di morte di Laura Lanza di Carini e di Ludovico Vernagallo, morti entrambi il 4 dicembre del 1563 e, secondo l'atto, seppelliti presso la Madre Chiesa di Carini. Siamo davanti all'altare dedicato a Maria Immacolata Concezione, all'interno della Chiesa Madre di Carini, fatta costruire col contributo dei principi La Grua. Questo che vedete alle mie spalle potrebbe essere il luogo dove Laura e Ludovico furono sepolti nottetempo. Una lapide sotto una cripta. Andiamo a sollevare per capire cosa ci sta dentro. Dagli ultimi lavori del 1998 per la pavimentazione della Chiesa Madre è stato scoperto che all'interno di questa cripta sottostante ci sono dei resti di corpi umani, precisamente di un corpo femminile e di un corpo maschile. Ancora non si è sicuri che si tratti proprio delle due figure da noi raccontate in questa puntata, quindi della figura di Laura e della figura di Ludovico. Il salamone marino, storico del secolo scorso, addirittura interpretò la morte di donna Laura come la morte di Caterina, sua primogenita. Ma per quale motivo il salamone marino fu spinto da questa intuizione? Se fosse stata la figlia ad essere uccisa e non la madre, a questo punto che senso avrebbero gli atti di morte di Laura e Ludovico custoditi presso la Chiesa Madre di Carini e l'atto di discolpa del barone Don Cesare Lanza? Laura è quindi una donna fedigrafa, colpevole. Ma dalle carte che noi abbiamo potuto leggere fino ad oggi, dalle decine e decine di atti che abbiamo riscontrato sia all'archivio di Stato che negli archivi parrocchiali, la storia sembra un pochettino più complicata. Nel senso che c'era questo contratto di matrimonio, questo matrimonio di interesse, ma viene fuori che sia Laura che Vincenzo conducevano una vita propria indipendente. Avevano sicuramente avuto dei figli insieme, ma alcuni documenti ci fanno capire che Vincenzo conduceva una vita propria con altre donne e Laura probabilmente viveva con Ludovico Vernagallo. Poi è accaduto qualcosa che ha un po' scombinato i piani di tutte delle famiglie e a pagarne le spese furono Laura e Ludovico. Ma non siamo giunti ancora all'epilogo, bisogna fare ancora un passo in avanti. 18 mesi dopo la morte di donna Laura Lanza in La Grua, Don Vincenzo II La Grua, il 4 maggio del 1565, sposerà donna Ninfa Ruiz in seconde nozze, che stranamente morirà il 24 novembre del 1565 in condizioni del tutto strane. Si dice di parto, come attesta appunto l'atto di morte custodito nell'archivio della Chiesa Madre di Carini. Ma non credete anche voi che
tra i due casi di morte delle due signore di Carini ci sia una forte similitudine? E se foste stato il marito, tradito e poi uccisore, come sarebbe stata la scena? In tal caso sarebbe stata giustificata da quel delitto che la Sacra Corte di Spagna chiamava uxoricidio per onore. C'è qualche autore, sempre per tornare nella parte romanzata, che scrive che anche la seconda moglie viene uccisa da Vincenzo. L'atto che noi abbiamo rinvenuto in Chiesa Madre tra il registro dei morti evidenzia come ci sono state due morti quasi simultanee, una un giorno prima e una la seconda, di una figlia di Vincenzo La Grua che non risulta mai nata, e di Ninfar Ruiz praticamente a 6 mesi dal matrimonio. Molto probabilmente si è trattato di una morte conseguente a un parto andato male. Nasce una bambina che muore, nasce morta e quindi viene registrata negli atti come morta soltanto, tant'è che senza nome. E il giorno successivo muore la baronessa di Carini, Ninfar Ruiz. Quindi probabilmente la ricerca di Vincenzo, di un nuovo erede, porta a questo fatto tragico dove Vincenzo non dovrebbe avere nessuna colpa dal punto di vista della morte della moglie. Dicembre 1563 e una serata fredda, scura, un sabato sera. Laura e Ludovico sono nella loro alcova come tante altre sere, ma nessuno dei due può immaginare ciò che li attende da lì a poco. Ma cosa succede? Come mai la baronessa di Carini scorge l'arrivo del padre dalla finestra opposta alla sua camera da letto? Forse perché è affacciata a godersi il panorama, oppure perché è avvisata dalle fedeli ancelle che le reggono il gioco. Una persona che va a avvisare Don Cesare, che parte da Palermo con la sua cavalleria per venire a Carini e punire la figlia. Quindi sicuramente nella strada da Palermo a qua l'impeto potrebbe anche essere andato via. Sicuramente l'omicidio è un omicidio premeditato. Dagli atti che finora abbiamo trovato viene fuori questo, che soltanto la memoria difensiva di Cesare chiarisce tante cose e fa capire che l'omicidio è premeditato. Don Cesare Lanza, conte di Mussumeli, fa intendere a vostra maestà come essendo andato al castello di Carini a vidimi la baronessa di Carini, sua figlia, come era suo costume, trovò al barone di Carini, suo genero, molto alterato, perché aveva trovato in quel mismo istante nella sua camera Ludovico Vernagallo, suo innamorato, con la detta baronessa, onde detto esponente, mosso da giusto sdegno, in compagnia di detto barone adorno e trovorno li ditti baronessa et suo amante nella ditta camera serrati, insieme. Et così, subito, in quell'istanti, foro ambodoi ammazzati. Questa, la finestra da cui Laura vide arrivare il padre, secondo il famoso poemetto popolare, e da qui corse ad avvisare subito Ludovico, ancora chiuso nella loro alcova. Una porta murata, ovvero quella che un tempo conduceva agli alloggi della baronessa, ossia alla stanza della morte, dove il 4 dicembre del 1563 fu compiuto questo tragico omicidio. Questo è il luogo del misfatto, o quello che resta della stanza della morte, e questo è il muro dove probabilmente si è appoggiata la baronessa di Carini prima di spirare. Signora figlia, primo corpo la donna cadiu, la presso corpo la donna moriu, un corpo cuori, un corpo cari, povera paruli. Visto gli atti custoditi nella Chiesa Madre di Carini, dove si fa riferimento a Don Cesare Lanza e ai due poveri malcapitati,
donna Laura Lanza e la Grua e Ludovico Vernagallo, non ci resta che confermare che l'uccisione è stata fatta dal padre, il padre di Laura, che ha vendicato il suo onore attraverso la morte per pugnale. Un colpo al cuore, un colpo ai reni, e questa è la canzone tragica della baronessa di Carini. La leggenda vuole, come in ogni castello che si rispetti, che continui qui ad aleggiare il fantasma della baronessa in cerca di pace. Ma c'è una leggenda ancora più conosciuta, quella dell'impronta insanguinata che ogni 4 dicembre tornerebbe a sanguinare. Questa impronta, questa leggenda dell'impronta nasce successivamente. Dovrebbe essere appunto una leggenda, niente di veritiero. Anche perché la Grua abitarono il castello per i 100 anni successivi all'omicidio della baronessa. Non credo che fossero rimasti così contenti di tenersi in una parete del castello una mano insanguinata. Laura e Ludovico si incontreranno ancora in questo castello? Si ameranno come un tempo? Oppure sederanno i loro sguardi famelici in questo splendido paesaggio? 4 dicembre 1563. Una data, una storia che fatalmente si ritinge di sangue.